muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Tu que sei in cammino, sono le tue orme, la via e niente più. Tu che sei in cammino, non c'è via, la via si fa andando, andando si fa la via, e nel guardare indietro si vede la strada che mai si tornerà a rifare. Tu che sei in cammino, non c'è via, soltanto scie sul mare. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mano. Benvenuti in Radio Catalunya Italia, siamo qui al 49esimo episodio, oggi un episodio a metà, nel senso che è il proseguimento dell'episodio della volta scorsa che purtroppo per un blackout della Telecom è rimasto quasi all'inizio. Quindi vi do il benvenuto, buon ascolto, vi ricordo che questa puntata è dedicata ai prigionieri, agli esiliati, ai familiari e anche a questo punto dobbiamo aggiungere alle vittime della violenza che c'è stata in Catalogna in tutto questo periodo in seguito alle proteste che ci sono e ci saranno ancora contro la sentenza e contro queste violenze. Benvinguts a Radio Catalunya Italia, avui tenim l'episodi 49, és la continuació de la setmana passada, tenim moltíssimes aportacions, és un episodi fet per tots vosaltres, per molts de vosaltres, amb el que ens heu enviat, i doncs ara continuarem escoltant algunes de les frases que ens heu llegit dels nostres presos i exiliats. Jordi Sánchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Em considero víctima d'una injustícia i un dolor que ha causat els poders de l'Estat. Mi considero víctima d'una injustícia i un dolore que ha causat i poteri dello Stato. És injust per aquest tribunal haver de respondre un problema de naturalesa política. È ingiusto per questo tribunale dover rispondere di un problema di natura politica. Podran dir mil vegades que l'1 d'octubre va ser una jornada violenta, però no podran convèncer mai d'això a la gent que hi va ser. Potranno dire mille volte che l'1 di ottobre fu una giornata violenta, ma non potranno convincere mai di questo alla gente che c'era. Non només sta in dubte il futuro di Spagna e Catalunya, sino també la profondità dels drets democratics. Non solo in dubbio il futuro di Spagna e di Catalunya, ma anche della profondità dei diritti umani. Oriol Junqueras, 708 giorni di custodia cautelare. Ogni politico sbaglia. Però io non ho mai accettato la politica fatta male, quella che rifiuta il dialogo e che ha versato su di voi la responsabilità di pronunciare un giudizio. Il meglio per tutti sarebbe ritornare l'argomento sul terreno della politica. Oriol Junqueras, 708 dies da preso preventiva. Qualsevol polític comet errors, però sempre ha negat la mala politica que nega el diàleg i els ha traspassat a vostès la responsabilitat de dictar sentència. El millor per a tots seria retornar la qüestió al terreny de la política. Joaquim Forn, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya. En cap moment he volgut destruir Espanya ni l'ordre constitucional. Nego completament que la meva acció al capdavant de la conselleria fos per atacar la Constitució de forma violenta. Permetin que posi en dubte l'afirmació del fiscal que diu que no es persegueixen idees polítiques. Non ho mai avuto l'intenzione di distruggere la Spagna né l'ordine costituzionale. Nego assolutamente che la mia azione davanti al Dipartimento degli Affari Interni avesse lo scopo di attaccare la Costituzione in modo violento. Mi si permetta di mettere in dubbio l'affermazione della pubblica accusa
quando sostiene che non vengono perseguitate le idee politiche. Raul Romeva, capo dipartimento affari esteri, Generalitat de Catalunya. 2 anni in prigione preventiva. Durante tutto il processo, per parte dell'accusa, si è cercato di punire un'ideologia. Non hanno potuto fornire una sola prova che dimostri l'odio che viene imputato da coloro che ci accusano. Se accettiamo questo, domani può succedere a chiunque. Abbiamo fatto un referendum e l'abbiamo fatto così perché non siamo riusciti a farlo in un altro modo. In questo banco di accusa si siedono più di 2 milioni di persone che si sentono sconvolte e preoccupate. Raul Romeva i Rueda, conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 603 dies de presó. Per part de les acusacions, s'ha buscat durant tot el judici escarnar una ideologia. No han pogut aportar ni una sola prova que porti l'odi que denuncien per part dels que som aquí. Si acceptem això, demà pot ser qualsevol. Van fer un referèndum. El van fer com el van fer perquè no el podien fer d'altra manera. En aquesta banqueta seuen més de 2 milions de persones que se senten concernides. Jordi Turull i Negre, conseller de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya. 603 dies de presó. Ministro de la Presidencia e portavoce del Governo de la Generalitat de Catalunya. 603 giorni di prigione. Estic aquí per la meva activitat política. Sono qui per la mia activitat política. La lògica de confondre la crítica amb l'atac només existeix en mentalitats poc segures de si mateixes o autoritàries. La lògica consistente en el confondre la crítica con l'attacco existe soltanto in mentalità poco sicura de se stesse oppure autoritari. Tota l'acció de les acusacions ha desavalat un propòsit d'escarment a qualsevol preu. Tutte le azioni delle accuse ha svelato un proposito di lezione a qualsiasi preso. És inaudit que de la suma d'actes legals es pretengui construir un dels delictes més greus que té el Codi Penal. Dito que de la suma di acte legali si pretenda da construire uno dei delitti più grave contenuto nel Codice Penale. Sentir que fer un referèndum és i serà delicte, encara que s'hagi despenalitzat, fa pànic. El principi de legalitat ha passat a millor vida. Rificante sentir dire che fare un referendum e sarà delitto nonostante sia stato despenalizzato. Il principio di legalità è passato a meglio vita. No hi va haver muralles humanes. Davant les actuacions policials hi va haver muntanyes de dignitat democràtica. Sono state mura umane. De fronte all'actuazione della policia se sono state montagne... Josep Rull i Negre, diputat al Parlament de Catalunya. 559 dies de presó preventiva. Josep Rull i Negre, deputato al Parlamento della Catalunya. 559 giorni di custodia cautelare. Se m'acusa per una entrevista absolutament manipulada per la Fiscalia. Mi accusano per una intervista assolutamente manipolata per gli avvocati dell'accusa. Intueixo que estic processat per rebel·lió, bàsicament perquè no he renunciat a la meva activitat política. Intuisco que sono processato per rebellione, primordialmente perché non ho rinunciato alla mia attività politica. No hi ha prou presons per tancar l'anhel de llibertat d'un poble.
Non ci sono abbastanza prigioni per rinchiudere il desiderio di libertà di un popolo. Al que passi en aquest judici és molt rellevant, perquè Espanya és un gran país de l'Europa. Dir on estan els drets de les llibertats és la vostra responsabilitat. Ciò que accada in questo processo è molto rilevante, perché la Spagna è un grande paese dell'Europa. Dire a che punto siano i diritti della libertà è responsabilità vostra. Ecco, avete ascoltato quindi con varie voci, con varie tonalità, sia in versione catalana sia